Il Bosco Magico è un bosco di faggi alti e bellissimi che si trova nella località Sega di Ala, sopra Verona, verso il Trentino Alto Adige. Andando a passeggio di sera in questo bosco, ho visto queste sfere, diciamo, ho immaginato e quindi le ho viste nella mia testa, queste sfere magiche, colorate di luce. E quindi ho pensato di realizzare una serie di foto con queste creature magiche. Queste sfere sono create da me con dei LED colorati semplicissimi, quindi non sono dei fotomontaggi, bensì proprio create facendo roteare tutto intorno questo LED, questi LED colorati. Un conto è quello che ho immaginato, quindi io ho immaginato che fossero delle creature fantastiche che mi seguivano. E le ho inquadrate in vari paesaggi, come vedete qui alle mie spalle, con degli alberi dentro al bosco, sulle colline. Qua saranno circa 40 immagini e sono quasi tutte realizzate in questo bosco di faggi nella località Sega di Ala. Alcune le ho anche realizzate al di fuori di questo bosco, ma sono pochissime, sono 3 o 4. La maggior parte sono proprio nel Bosco Magico e ho deciso di chiamarlo appunto la mostra Il segreto del Bosco Magico, perché appunto realizzate quasi completamente in questo bosco. La tecnica è quella del light painting, che sarebbe scrivere con la luce. Ed è anche abbastanza difficoltosa vista la location, cioè praticamente le foto sono fatte al buio quasi, quasi totale, anche se dopo per la lunga esposizione risalta un po' il cielo. Però noi, chi si trova in quel momento, non vede praticamente nulla, quindi bisogna addentrarsi nel bosco con la pila, decidere l'inquadratura, che magari avevo visualizzato magari durante il pomeriggio. Di solito durante il pomeriggio trovavo le inquadrature, poi la sera andavo nello stesso posto con la pila e facevo la foto. Le foto sono praticamente degli autoscatti, quindi la macchina è posizionata sul cavalletto, in posa B, si preme l'otturatore. Io vado, prima visualizzo l'inquadratura e anche dove sarà posizionata la sfera. Apro l'otturatore, vado nel punto dove ho visualizzato la sfera, creo la sfera roteando i LED e poi torno alla macchina e chiudo l'otturatore. Io sono sempre stato un appassionato di tecnica panoramica, fin dagli inizi. E infatti la maggior parte dei miei lavori sono di fotografie panoramiche delle città di Verona, Lago di Garda e Venezia. Comunque io sono molto dinamico e in continua evoluzione nella fotografia, continuo a fare foto di tutti i generi, soprattutto utilizzando anche le tecniche più innovative della fotografia. Tipo anche ultimamente faccio molte foto sfariche, quelle che si possono visualizzare su Facebook, per dire su comunque in internet, dove c'è si è dentro all'immagine, si naviga all'interno di essa. Queste sfere di luce mi sono venute proprio in mente, è stata un'ispirazione di quest'estate, proprio nei mesi di luglio-agosto. Nei quali ho realizzato quasi tutte le foto. Non so nemmeno io come mai che mi sia venuto in mente di fare queste sfere, ma è quasi un'ispirazione che mi è venuta improvvisa. E attualmente non le ho più fatte, le ho fatte solo nei mesi di luglio-agosto di quest'estate, perché eravamo spesso in questo bosco di Sega di Ala, di Faggi. La mostra viene inaugurata il 18 di dicembre, e alle ore 18, che è una domenica. Ah, volevo poi dire, 2 giorni prima viene fatta una cena, qui sempre a Minotauro, con un anticipo della mostra, una cena con delitto, che adesso vanno un po' di moda. Il delitto sarà relativo alla mia figura, però non voglio dare tante anticipazioni, ma comunque ci sarà un delitto inerente alla mostra, perché facendo queste foto,
avrei colto uno scatto, ho fatto uno scatto inopportuno dove si vede un assassino che stava scappando dopo il suo delitto. Io inavvertitamente l'ho fotografato, quindi così ci sarà un anticipo di quelli che vengono a vedere la mostra con calma e anche a scoprire il delitto guardando tutte le foto. La mostra, come spesso è successo nelle ultime mostre, rimarrà praticamente permanente, cioè non avrà una scadenza, ecco, diciamo permanente nel senso che non avrà una vera e propria scadenza. Ad un certo punto, se avrò in mente qualcos'altro, lo toglieremo, perché anche quell'altra di Obiettivo Allegro che prima era qui rimarrà in una stanza di là, anche perché ha avuto molto successo, le persone le guardano sempre con curiosità e quindi la teniamo questa qua, vediamo se sarà apprezzata e per quanto, e rimarrà un bel po' di tempo, ecco.